Arrampicata di sesto grado per le zebre oggi a Clanecli. La formazione italiana è reduce da due sconfitte nelle prime due giornate del Guinness Pro 14 ed è ancora alla ricerca della prima vittoria del 2019. Gli Scarlets invece hanno vinto le prime due partite della stagione e marciano con il vento nelle vele. Buon pomeriggio da Gianluca Barca. E da Paul Griffin. Kearney è qui, Steph Evans ha la possibilità di mettere in moto la sua velocità e il mediano di Mischia, Kieran Hardy, subito in meta dopo 1 minuto e 30 a replicare la meta della scorsa settimana a Glasgow, seconda meta per Hardy, troppo facile per gli Scarlets questo inizio di partita. No, troppo facile questa azione, però anche in grandissima qualità della squadra di Scarlets. E vediamo se qui la spinta riuscirà ad avere la meglio della difesa delle zebre. Vanno i giocatori in maglia rossa e crollano all'interno dell'area di meta e c'è la seconda meta della partita. Guarda la velocità che entra qua, proprio basso e accelerazione, e qua dà sempre la spinta iniziativa iniziale, quindi le zebre non riescono a riproporsi. Non ha centrato i pali la trasformazione di Dan Jones e quindi il punteggio rimane 12-0. Ancora vantaggio per le zebre, adesso gli Scarlets si stanno rifugiando con un po' troppa frequenza nel fallo. Calcio di punizione, Biondelli decide di calciarlo verso i pali. Gli Scarlets sono di nuovo in avanzamento nei 22 con Kasim che non molla. Springboks nell'animo e nel fisico, il giocatore è riuscito a mettere in difficoltà e c'è altra meta con Ryan Coomber. Troppo facile quando gli Scarlets riescono a mettersi in movimento, non riesce la squadra delle zebre a arginare la pressione. Adesso qui le zebre devono andare a marcare perché è una piattaforma a 5 metri dalla linea di metà degli Scarlets, hanno subito 3 mete, poter marcare subito darebbe un'altra impronta a questa partita e anche un altro morale. Qui c'è Manfredi, l'attacco di Manfredi, è riuscito a schiacciare la palla a terra, grazie, il tallonatore delle zebre, e bravo Manfredi, la sua prima meta in Pro 14. Dan Jones con il piede per Ryan Coomber, autore della seconda meta, della terza meta degli Scarlets. Attenzione a questa azione, c'è la possibilità di placcare Paul Asquith, il sostegno all'interno di Kieran Hardy, ancora il mediano di Mischia in sostegno e gli Scarlets vanno a marcare la meta del bonus. Devono bloccare subito l'avanzamento, qui nel primo tempo Josh McLeod è andato a segnare la seconda meta e qui ancora il tallonatore Tyler Davis, e Tyler Davis va a segnare la sua seconda meta in carriera con la maglia degli Scarlets. Hardy per Kasim, viene respinto il numero 8 degli Scarlets, buon placaggio ma il pallone ancora Hardy. Il calcetto di Steph Hughes e McNichol con il suo fiuto per la meta è il primo a tuffarsi sul pallone. Ancora Biagi a giocare il pallone per Biondelli, il cui calcio però viene respinto, lo recupera ancora McNichol e Dan Davis ringrazia e si fa sfuggire il pallone proprio sulla linea di meta. Ottima l'azione del giovane ragazzo, anche lui è un permit player del Calvisano, però la palla poi sfugge proprio lì e va a marcare il numero 18. Attenzione allo scoccare l'ultima meta, l'ottava della giornata per Johnny McNichol. E Angus O'Brien non perdona e quindi il punteggio è Scarlets 54, Zebre 10, 8 mete a 1.